siamo con Nello Scavo, tra i più esperti esponenti del giornalismo italiano di guerra, per presentare il libro Kiev, un diario diciamo di bordo della sua esperienza nel territorio. Le volevamo domandare, innanzitutto lei è arrivato per primo, prima dell'esplosione del conflitto, e qual era la sensazione che si viveva, il clima che si viveva, si pensava possibile un'escalation di violenza del genere? Ma dunque, io sono arrivato 3 giorni prima della guerra a Kiev, c'erano già dei giornalisti italiani da molto tempo, si temeva e si pensava che la guerra deflagrasse soprattutto nel Donbass, dove già si combatteva dal 2014, la diplomazia internazionale, a parte gli Stati Uniti, tendeva a escludere che il conflitto potesse arrivare direttamente sulla capitale. Poi abbiamo avuto alcuni segnali e una fonte in particolare importante che ci hanno confermato che la guerra sarebbe scattata proprio da Kiev, così siamo rimasti, è arrivato il discorso di Putin il 23 sera e abbiamo capito che da lì a qualche ora sarebbe successo qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la storia non solo dell'Ucraina. È nata così anche l'idea del libro, per fissare i momenti iniziali del conflitto, le prime settimane, provare a fare memoria di quello che è successo, anche per capire come si evolverà questa guerra. Le chiedo anche la sua opinione su questo conflitto, ci sono due correnti di pensiero, chi accusa un po' solo Putin, chi accusa l'Europa, secondo lei, se ha un'opinione, qual è il vero responsabile e che cosa ci dobbiamo aspettare poi di conseguenza da questo conflitto? No, naturalmente conosciamo bene le varie scuole di pensiero che ci sono. Io dico questo, che se anche si volesse dare credito a chi sostiene che l'Europa, la NATO, l'Occidente ha commesso degli errori geopolitici, e questo è naturalmente più che possibile, io stesso ho documentato tante volte gli errori commessi in tanti teatri e l'Ucraina non fa eccezione. Qualsiasi errore però non giustifica la morte di un solo civile ucraino, quindi questa guerra è un crimine di guerra, è totalmente illegale. Putin può accampare delle ragioni che possono averlo irritato, ma che non giustificano un solo colpo sparato in Ucraina. Esiste il diritto internazionale, esiste la possibilità di comporre le liti tra gli stati in sedi specifiche, comprese le Nazioni Unite. Si poteva provare a trovare una soluzione diversa, lui non l'ha voluta trovare e credo che abbia voluto invece approfittare di alcune ingenuità e di alcuni errori commessi dall'Occidente per avere un pretesto e giustificare davanti alla sua opinione pubblica questa guerra che, ripeto, è un crimine. E che conseguenze avremo in Europa da questo conflitto? Si può un po' ipotizzare? Questa è la domanda più difficile, perché le relazioni sono cambiate per sempre a livello internazionale, l'Europa è molto più divisa in questo momento di quanto possa apparire. Ci sono 7 milioni di profughi ucraini, molti dei quali non rientreranno nelle città di origine, anche perché la guerra non è finita, il Donbass precipiterà prestissimo nelle mani dei russi, questo bisogna dirselo con franchezza, gli stessi ucraini cominciano a capire che il Donbass è quasi perduto, quindi è una guerra per evitare che i russi possano andare perfino oltre il Donbass in questo momento. C'è una crisi del grano gravissima, che vuol dire anche una crisi economica, che sentiremo molto presto, la crisi degli idrocarburi, dell'energia, l'abbiamo già provata e sappiamo quanto peserà, e poi c'è una crisi delle relazioni con degli attori giganteschi come la Cina e l'India. E come si comporteranno questi paesi non lo sappiamo, quello che sappiamo è che la Russia ci farà pagare probabilmente il conto in altri territori, in particolare la Libia, dove la Russia è presente, il contesto siriano anche lì è molto importante, e i Balcani, dove alcune province in particolare si sono manifestate a favore di Putin, e questo crea instabilità in quelle aree e destabilizzerà una parte delle relazioni interne all'Europa.